inizio primo tempo per questo campionato delle Olimpiadi maceratesi inerente alla categoria under 13. Ci troviamo al Pala Virtus di Macerata, dove si stanno affrontando la squadra di casa Macerata in maglia dorata contro in maglia blu il Recanati. Andiamo a presentare le formazioni per il Macerata, con il numero 15 Ciucci, con il numero 4 Dignani, con il numero 6 Giacomini, con il numero 7 Moretti, con il numero 13 Puliti, il numero 10 Ghizzone, il numero 5 La Gala, il numero 12 Montanari, il numero 8 Resti, il numero 9 Silvestri, il numero 14 Tombesi, Cocce, Luciani, Nicolò. Per il Recanati, con il numero 4 Andreani, numero 0 Baglioni, numero 6 Stoppini, numero 7 Garofolo, numero 11 Marchetti, numero 12 Gabrielloni, numero 14 Cuccoli, con il numero 24 Agostinelli, con il numero 25 Castagnari, con il numero 34 Vignati. Coce Andres. Arbitrano l'incontro di questa ultima partita della mattinata i signori Sebastiani Alessandro e Corradini Francesco. Ricordiamo il punteggio: Macerata 2 punti contro i 4 del Recanati. Recanati all'attacco con il numero 6 Stoppini, che subisce un fallo e va subito ai tiri liberi. Due tiri per lui a disposizione. Primo tiro realizzato. Forza di pazzo, dai, taglio fuori, taglio fuori. Secondo tiro sbagliato. Subito il Macerata all'attacco con il numero 14 Tombesi, nuovo giunto, quanto prima non ha partecipato alla partita contro la Sagrada Basket, mentre il numero 14 di prima, che era Dignani, ora è passato al numero 4. Quindi Dignani giocherà con la maglietta numero 4. Ottimo il tiro del numero 6 Stoppini, prende il tabellone, non c'è canestro, ferma il gioco Corradini. Si prepara per il Macerata per entrare il numero 4 Dignani, c'è subito un cambio per il Macerata, esce il numero 15 Ciucci. Ecco la prima palla per Dignani, che cerca subito il suo compagno La Gala. Cambio anche da parte del Recanati. Baglioni per Recanati, subito alla lunetta il numero 5 La Gala, ultimo tiro a disposizione per lui, non realizza nessun punto, ma ci pensa subito il suo compagno Ghizzone, altri due punti, porta a 4 punti contro i 6
del Recanati. Non è successo nulla, tutto a posto, ragazzi, sono rialzati, piccoli contatti che purtroppo succedono. Entra, c'è un cambio per il Recanati, entra il numero 25 Castagnari. Marchetti cerca qualche compagno, purtroppo aveva sbagliato il passaggio, era anticipato dal Ghizzone del Macerata che va subito alla rimessa. Il Macerata con il numero 14 Tombesi, cambio anche per il Macerata, entra il numero 8 Resti. Siamo Oresti sotto canestro, purtroppo batte ferro, sputato fuori la palla, non realizza due punti, ma subito ottimo il canestro, altri due punti per il Macerata che in parità, punteggio in parità 6-6, ma subito ci pensa il 24 Agostinelli per il sorpasso del Recanati. Perde la palla Vignani, conquista la palla il Stoppini palleggia, alza la testa e vede smarcato il numero 14 Cuccoli. Subisce il fallo Cuccoli, quindi alla lunetta il numero 14, e c'è altri due cambi per il Recanati con il numero 7 Garofolo e Baglioni. Alla lunetta Cuccoli, primo tiro non realizzato, secondo tiro batte due o tre volte la palla sul ferro, non c'è canestro, lungo il passaggio di Vignani, l'unica ragazza attualmente di queste tre squadre. Macerata l'attacco, attualmente il Macerata sembra un po' più aggressiva in merito alla partita che aveva fatto prima contro la Sacrata. Sembra più determinata. Canestro da parte del numero 5, la Gala, che porta la sua squadra al punteggio pari con il Recanati. Cambio per il Recanati. Entra per il Recanati il numero 4, Andreani. Mentre si sta preparando il numero 13 per il Macerata, Puliti. Numero 8 maceratese, ottimo il canestro di Oresti, ostacolato da due avversari, riesce a piazzare la palla all'interno del cerchio. Cambio per il Macerata, come abbiamo detto si era preparato il numero 13 Puliti, e esce il numero 5 la Gala. Macerata conduce per due punti in più contro quelli del Recanati, 10 Macerata,
8 recanati a 4 minuti e 30 secondi a fine di questo primo tempo. Informiamo che il secondo tempo abbiamo il commentatore tecnico Gianluca Sebastiani, commentatore per tutte le partite della DNB e delle varie partite che si stanno giocando nell'ambito regionale marchigiano, quindi avremo un commento molto più tecnico del mio. Adesso passiamo subito la linea a Gianluca Sebastiani che ci commenta già da adesso la partita, perché è arrivato subito nella nostra postazione. Passiamo subito il microfono a Gianluca. Buongiorno Gianluca. Buongiorno, buongiorno a tutti. È molto bello ritornare dopo molti mesi, praticamente quando è finito il campionato del Porto Sant'Elpidio e la San Giorgio sui Mila, è da lì che non commento più le partite, quindi sono anche un po' arrugginito. E è una bella emozione ritornare a commentare nella partita Under 13 per le Olimpiadi Maceratesi. Intanto vediamo in campo che arriva un cambio per Recanati, esce il numero 25 Castagnari per il suo compagno Marchetti. La rimessa Recanati che tenta un passaggio al numero 0, nel numero, comunque il possesso ancora recanatese. Stoppini per Marchetti, bel passaggio per Stoppini, ma l'assist di Marchetti non riesce. Rimbalzo del numero 14 in Macerata, l'arbitro ferma il gioco perché c'è un fallo di Montanari sul numero 14 di Macerata, possesso al fondo di Macerata. Tombesi, il tiro non va, palla che scivola sul fondo, poi ci prova Puliti a rimandarla dentro ma non riesce. Brutto tiro per Macerata e possesso regalato alla squadra in maglia gialla e blu. Finta del numero 11 sul giocatore di Macerata, bella penetrazione ma sfortunata nella finalizzazione, la penetrazione di Baglioni che non va a fine, ma poi arriva il fallo che manda la lunetta il numero 12. Cambio per Macerata, esce Tombesi, entra con il numero 10 Ghizzone. Intanto la lunetta abbiamo Gabrielloni. Realizza il primo, pareggia la partita al numero 12, vedremo se riuscirà a sorpassare gli avversari. 2 su 2, 11-10 Recanati.
Ghizzone, ottimo passaggio per il suo compagno che non si riescono a intendere molto bene. Era un'ottima azione da parte di Macerata. Bravo Ghizzone a vedere il taglio di Giacobini. Ancora un'altra palla persa da parte di Macerata. Parte Recanati, Baglioni cerca l'uno contro uno, poi la scarica fuori per il suo compagno. Ancora attacca, cerca di penetrare la difesa, il tiro in allontanamento molto difficile da realizzare. Primo ferro, contropiede fulminante e ancora la palla che va sul fondo. Cambio per Recanati e Macerata, entrambe le squadre vogliono fare un cambiamento. Per Recanati esce il numero 11 per dal posto al numero 24, mentre per Macerata è uscita la numero 4 per il numero 5. Ancora possesso Recanati, sembra che Macerata non riesca ad attaccare con i contropiedi come vorrebbe. Parte Macerata, lancio lungo ancora per il numero 12 che va a tirare con la mano sinistra, non riesce ma si prende il fallo. Fallo del numero 6, Giacobini. No, scusate, Stoppini. Alla lunetta Montanari per il pareggio. Realizza 11 pari, 1.44 da giocare. Uno su due per Montanari, però si prende il possesso, ancora altro fallo. Altra possibilità di andare avanti per Montanari dal perimetro dei tiri liberi. Cambio per Macerata. Esce Puliti per Moretti, mentre per Recanati sta svolgendo un cambio, sì, gli arbitri dando in consenso di far entrare il numero 11 per Giacobini. Ancora Montanari riprova la lunetta, palla che rotola sul ferro ed esce. Parabola molto alta, ma la palla è stata tirata corta. 0 su 2 per Montanari. Ma il tiro viene annullato per un'invasione da parte di un giocatore Recanati. Ha un altro tentativo. 0 su 3 Montanari. Si dedicano la palla a entrambi i giocatori delle squadre. Palla contesa, viene dato possesso a Macerata. Ghizzone, la rimessa, bravo il numero 4 a recuperare la palla. Baglioni tenta il passaggio al suo compagno. Montanari recupera il pallone e poi va a appoggiare la palla con la mano destra, non riesce neanche questa volta a penetrazione. Si ferma il gioco, l'arbitro vede un fallo, va a segnalare il fallo del numero 11 Marchetti. Si applica la regola del bonus. Alla lunetta il numero 5. Sbaglio il primo, la gala. 0 su 2. Percentuali molto basse di Macerata dalla lunetta. Hanno avuto parecchie possibilità di andare avanti con i tiri liberi, prima a Montanari e poi alla gala, ma non sono bastati. Attacca intanto Recanati con Agostinelli, presta tantissimo il numero 10. E poi si ferma il gioco, sempre lo stesso arbitro che va a fischiare fallo, stavolta a sfavore di la gala.
Regola del bonus anche per Recanati. Alla lunetta stavolta va Andreani. Si prepara il tiro. Vediamo se riuscirà a realizzare, portando la squadra in vantaggio. Realizza il primo, 12-11. Sfortunato nella conclusione, comunque realizza 1-2. E ora Recanati che conduce la gara. Altro fallo. Ancora Montanari. Deve segnare assolutamente per pareggiare la gara, anche se ha tutto il secondo tempo a disposizione. Ancora un altro sbaglio da parte sua. Uno su due. Cambio per Recanati. Esce il numero 12 per il numero 34 Vignati. E poi fallo. E là l'arbitro va a segnalare il numero 7. Dovrebbe essere il numero 7 di Macerata, che è Muretti. Altri liberi per Recanati. Alla lunetta Baglioni. Fortunatissimo nel tiro, la palla prende il secondo ferro e poi entra lo stesso. Intanto si prepara al cambio da parte di Macerata il numero 8, Oresti. Vedremo per chi lo farà entrare il coach. Attacca Baglioni, tenta di appoggiare la palla nella parte destra del tabellone e poi ancora gioco fermo perché c'è un altro fallo di Macerata. Doppio cambio per Macerata e un cambio normale per Recanati. Per Macerata escono il numero 10 e il numero 5 per dar posto al numero 8 e al numero 14 Tombesi. Si ricomincia a giocare, stavolta possesso Macerata, alla rimessa il numero 14. Attacca Montanari, poi tiro molto storto del suo compagno, prova a prendere il rimbalzo Oresti, ma non riesce ancora a segnare Macerata, contropiede velocissimo Baglioni. Forse c'è stato un contatto prima, ma l'arbitro ha voluto lasciar giocare. E poi ancora altro fallo. Stavolta è da parte del numero 11 di Recanati. Si applica un'altra volta la regola del bonus. Altri tiri liberi. Cambio per Macerati, intanto esce Montanari. Precciucci. 21 secondi da giocare. Ora è liberi Oresti. Sbaglia il primo. Zero su due per lui. Riparte Baglioni. Passaggio per il numero 6, che non va a buon fine. Attacca ancora Oresti. Bravo Stoppini a prendersi il possesso contro Oresti. 4 secondi al tiro. Numero 34, possibilità di realizzare l'ultimo tiro del tempo.
il primo tempo, ma non riesce, finisce qua il primo tempo della gara tra Macerata e Recanati con il +1 di Recanati, 12 e 13.